Oh, ma guarda, stasera c'è Tanaka. Beh, non che abbia interesse in lui, però ormai non abbiamo niente da fare la sera. Ma guarda un po', è proprio Star. Vedo che ha del tempo libero, che dici di altre preziose lezioni di vita? Gratis, naturalmente. D'accordo, sentiamo le grandi lezioni di vita. Andiamo dritti al punto. Sentiamo. Oh, guarda. Tantissimo. Posso immaginare. Certo. Certo, come no? È un ciclo in pratica. Ma con ogni anta ni mo atashi kurai no yumoa no sensu ga hoshii wa ne. Certo che l'apprezzo. Ci de uri dasu kamoshirenai nda kara. Kobanashi no hitotsu wa tashinandete kurenai da. Ok, ho ricevuto dei consigli spassionati dal presidente. Ma guarda, non lo so, non so cosa pensare di Tanaka onestamente, ora come ora. Non l'ho detto a nessuno, Tanaka, vai tranquillo, non interessa a nessuno di uno come te. Va bene, Tanaka, guarda. Va bene così. Domenica, e se c'è Maya, passiamo volentieri la giornata con lei. Ehi, Shinji! Unisciti a noi! お前とも長いな。個人で顔を合わせてからもうすぐ14年か。よく見てもらうと3人でまだ更地だったこの辺を夜まで走り回ったな。Finalmente un po' di backstory. 長時間どころか時間なんてものに目が行くことさえなかった。たく変わらねえな。弱音なら仲間に吐き上がれ。 普段のてめえはバカみてえに前しか見てねえ。昔の話なんかしねえ。分かりやすすぎんだよ。思い出話くらい。するさ。俺だってな。え、べ、イマジノ。実はな。影時間やタルタロスを消す方法がついに明らかになった。まだ？本当なのか？ 今まで俺は強くなることさえできれば正直他は二の次だった。だが昨日目的もなく戦ってるのかと正面から言われて。え、これエルモティーボ。返せなくてな。戦う理由か。そんなもんそれぞれだ。理由がねえならいっそ手を引き合い。ベ、これレベロ。お前とは。じゃ、センソ。違うさ。というか、お前に説教を食らうとはな。 Tanto non so quanto ci vorrà, probabilmente dopo l'estate, ma tanto si unirà. Vieni pure. Che stanza enorme. Anzi, più che enorme, in ordine. Non è un problema. Su chi devi trovare informazioni a questo giro, sentiamo. Ok.
Kirijong保有しているサーバーだ. E come faccio? それって侵入... Non sono mica Futaba. 私の ID とパスワードを預ける. Ma allora non è hacking questo. D'accordo, lo farò. Ci penso io. Yamagishi, no, assolutamente. Non smetti di fare pose alla Jojo, sorella. Essere te ne andata è una liberazione. Lo sapevo. Dai, questa è una bella cosa. Sono contento, dai. Bella. Uno dopo l'altro, oggi? Perché finalmente ti sentivi utile? Perché finalmente sapevi fare qualcosa che nessuno sapeva fare e ti sentivi superiore per una volta? Dai, qual è il motivo? Bravo, l'hai capito. Bravo, l'ha capito finalmente. Beh, purtroppo è troppo severo, però. Ora se la prende con noi. Che guardi? お父さん、ハルサ君に届いたこの手紙、読み返すの、もう何度目かな。10年後の家族へ。明日、ムーンライトブリッジの開通式の会場から、この手紙を出すつもりです。手紙はタイムカプセルに入れられて、届くのは10年後です。10年経ったら、ゆかりは16歳か。 Sarà morto il padre? Forse è morto anche lui nell'incidente? ゆかり、毎日は楽しいかい？希望を持って前に進んでいるかい？今隣にいる小さな君のように明日を待ち遠しいって感じてる。これから10年、たとえどんなことがあっても
君は幸せでありますように。それじゃ隣にいる母さんとこの心配性な手紙を。Non lo so, non mi sembra felice. 3月6日、竹馬栄一郎。 Beh, non ne sono 10 anni allora, sono 9. ことがあってもか、信じるしかないよね。私は逃げない。お母さんみたいにはならない。絶対。Brava. Non fare gli errori dei genitori. Mancano poco gli esami, manca poco il programma di televendita, manca poco... Ah, io che vedo Maya. Oggi vi raffriamo il set per le attività all'aperto. Le vacanze estive sono alle porte. Abbiamo proprio quel che vi serve in quest'estate rovente. Iniziamo con scarpe di sicurezza. Perfetto. Restate stabili su ogni tipo di terreno. Oh, santo cielo, che meraviglia. Ma aspettate, non è tutto. Aggiungo del carry istantaneo, SP. Basta, già venduto. Dammi. 10.000 yen sono tanti, però dammi. Anche perché le scarpe, a prescindere, ci servono, quindi... Alla prossima, Tanaka! Quindi, santuario, gattino, vediamo se oggi sta meglio. Il gatto fa le fusa e sembra aver riacquistato tutta l'energia mangiando il cibo per gatti. Penso che se la caverà senza che gli dia più da mangiare. Oh, mia assistenza completa. Oh, ma io voglio ancora dargli da mangiare. Penso che se la caverà senza di me. Ma io voglio quel gatto in casa mia. Ho dato da mangiare al gatto. Hai nutrito con successo il gatto affamato. Grazie. Mi sento sollevata fin dal profondo del cuore. Speriamo che continui a prosperare. Ecco la tua ricompensa. Stile estivo maschile. Fantastico. Caro Phoenix, e un nuovo messaggio da Maya. Ehi amico, andiamo a caccia di mostri. Sento di potermi avvicinare. Perfetto. A quanto siamo? All'8, dai. Siamo vicini alla fine. Credo passerò la giornata giocando online. Important announcement. Fin dal lancio di Innocent Sin abbiamo sperato di far durare il gioco il più a lungo possibile. Porca troia. Purtroppo dopo un'attenta valutazione abbiamo preso l'ardua decisione di interrompere il servizio. Ci scusiamo profondamente per il disagio causato ai nostri fedeli giocatori. I server resteranno online fino alla data indicata. Nel frattempo portate a termine eventuali missioni in sospeso della serie... Giocatela proprio fino alla fine, eh? No. E purtroppo questo è il destino di molti giochi online. Pensate anche solo a un gioco come Pokémon Spada. Il giorno che chiuderanno i server del multiplayer, tutti quanti raid come cacchio li fai? Offline, intendo, senza qualcuno che giochi con te. Diventerà impossibile giocarci. Grazie per la comprensione, speriamo che abbiate apprezzato il tempo passato in Innocence in online. È stato breve il nostro, ma... Non abbiamo praticamente fatto nulla, noi abbiamo solo chattato. Cordiali saluti, il team di Innocent Sin. Il gioco è partito. Sono nel dungeon di Shiragawa, vedo Maya. Hai ricevuto il messaggio degli admin, vero, Tatsuya? Maya mi dà le spalle. Hanno detto che cancelleranno Innocent Sin. Credi sia vero? Cacchio, no. Stavo iniziando a divertirmi, io. Noi che abbiamo fatto chissà cosa, però. Infatti, ma perché? Maya si sta infervorando. Finalmente avevo trovato un posto dove sfogarmi e lo chiudono. Maya si avvicina. Tatsuya, pensi che potremmo comunque vederci? No, è la fine. Spero di sì. Basta che ci sentiamo e troviamo un altro gioco. Già, dovremmo trovare un altro modo. Un altro MMO o da qualche parte in real life. Non so, mi piaceva questo. Maya sembra un po' giù. No, basta, perdere tempo. Maya non rinuncerà senza lottare. Li distruggerò. Cosa hai in mente? Scrivere una lettera per farvi evitare che chiudano il gioco? Oh, non temere, Tatsu. Nulla di pericoloso. Maya sembra un po' sollevata. Manderò agli admin il log della nostra chat assieme. Magari se vedono che teniamo al gioco ci ripenseranno. Anche se potresti essere un cinquantenne o una ragazza di 12 anni. Non importa. Però spero che tu sia un bel ragazzo. Non temere, Maya ti proteggerà. Saremo sempre partner, ok? Che carina. Vabbè dai, non ci vuole molto per vederci. Su, pensiamo agli esami. Siamo vicini. Ok, scriverò le mail con la nostra chat. Non fate del male a Maya e ai suoi amici o ve ne pentirete. Muah! Prossima volta festeggeremo la vittoria, ok? Ciao! Io ne dubito, però la giocatrice Maya si è scollegata. Ho deciso di scollegarmi anche io.
Voglio proprio vederlo in Sense In quando lo chiudono. L'attesa è finita. Il menu Wild Duck Weekend è arrivato. Se mi aumenta tutte le statistiche a sto punto andiamo. Ah, però c'è scritto che aumenta solo il coraggio. Vabbè, diamogli un giro. Magari in realtà non è vero. No, credo che ce lo darà solo il coraggio, purtroppo. Ho deciso di provare il Wild Duck Weekend. Aveva un sapore strano e misterioso, ma ho finito tutto comunque. Ah, ma ci abbiamo anche l'Happy Meal, tra l'altro. Vabbè, dai. Così abbiamo fatto tutte quante le uscite dei ristoranti, dai. Eccoci qua, Pharos. Come va? È anche un piacere per me rivederti. Effettivamente siamo già a luglio. Manca qualcosa. Lo spero. Sai che cosa manca? Un po' di livelli. Sentiamo. Ma va, davvero? Chi l'avrebbe mai immaginato? Dimmi. Ok, in realtà questa è una bella informazione. Che sia collegato il fatto che siano morti? Lavoravano anche loro qui? Persona wa ne, tsukau hito no kagami nanda. Dakara persona tsukai wa jibun jishin no hontou kara nigerarenai. Demo boku wa sore demo kimi to tomo ni aru yo. Di questo ti ringrazio. Dakara ne. Certo. Percepisco un leggero legame. Quindi siamo al 2? Al 3? Al 3. Ok. Oyasumi. Buonanotte. Lunedì. E oggi iniziano gli esami. Ah, giusto, domani. Domani iniziano gli esami, sono cumulativi, quindi è difficile ricordare tutto. Cosa faccio se non passo di nuovo? Vorrei che la scuola non pubblicasse i nostri voti con il punteggio. Vero, è imbarazzante per chi è quasi in fondo all'elenco. I cervelloni come Kirijo Senpai non possono capire. Beh, siete voi che siete indietro, mi dispiace. Mattina, altra domanda. Attention, please. Gli esami cominceranno domani, siete pronti? Le vacanze estive sono dietro l'angolo, per cui studiate a dovere. Non siete emozionati? Insomma, le vacanze estive, la spiaggia, le granite, vai! Però è anche il periodo più caldo dell'anno, non vi squagliate, ok? Ah, ora che ci penso, c'è una vecchia espressione per il periodo più caldo dell'anno nell'emisfero boreale. Mi stavo chiedendo quando è che sarebbe uscito di nuovo sta cosa. No, però ho bisogno del sapere, quindi... Canicola risale alla parola latina canicula, ovvero piccolo cane. Qualcuno di voi sa a che cosa si riferisce? Nessuno? Beh, si chiama così per Sirio, la stella più luminosa del cane maggiore, che appare all'inizio dell'estate. In passato si credeva che portasse sfortuna. Speriamo che non sia vero. Vi auguro delle buone vacanze. Sono rimasto sveglio. Eh beh, ho bisogno del sapere io. Dobbiamo diventare dei piccoli geni. Quindi, chi c'è libero oggi? Bambina, hai qualcosa per te. Sai che quasi quasi... Ehi, girano ancora le palle oggi? Oh cavolo, come faccio a studiare in un momento del genere? Che palle, non prenderò mai dei bei voti. Non sarebbe cambiato nulla, fra. No, quindi dopo gli esami non vedrò più le mie due waifu. Triste. Sono Maiko, oggi puoi giocare? Penso di sì, però prima vado dal poliziotto. E non ha nulla di nuovo. Sento che mi avvicinerò a Maiko. Andiamo? Ehi, piccolina, come va? Oh, ciao, ti stavo aspettando. Possiamo giocare ora? Andiamo. Sì, grazie. Allora, oggi... Certo. Con chi vai? Ok. Una donna utilissima, insomma. Sei proprio una brava bambina. No. Non ci vedremo più. Un altro che se ne va. Ma scusami, tutti i confident che facciamo, porca di quella miseria, appena li finiamo, pum, se ne vanno. Che brutto. Dimmi.
Te lo prometto col mignolino, amici per sempre. Sarebbe bello se facessero almeno la cutscene in cui ci abbraccia, dai. Promesso. Piccolina. Vabbè. Altro confident che portiamo al massimo. Madonna, comunque è stata rapida sto divorzio. Divorzio, subito casa presa, addio. No, cacchio, quindi subito dopo gli esami... Oh, cacchio, adesso ho gli esami, quindi non posso neanche vederla fino alla fine. Ehi, cos'è, terapia di gruppo qui? È la Madonna. Un genio Sanada, comunque. Wow. Il silenzio imbarazzante riempie la sala. Andiamo da qualche parte. Eccolo, ti pareva. Non sarebbe male. Si va sempre ad Okinawa in Giappone, Hai già organizzato qualcosa, vero? È appena arrivato. Ecco, risollevate in un attimo. Ecco, finalmente un po' di gioia. Ma sì, dai, un giretto assieme, che vuoi che sia. Beh, dipende. Beh, fra 24 giorni, quindi. Solo se prendi il massimo dei voti. Ci sta, grande. Finalmente abbiamo risollevato il morale, eh. Basta che nuoti. Ti prego, prendine uno decente. Esatto. Io non vengo. Ah, ok. Magi? Vuole scusarsi. E lei dice che non c'è di preoccuparsi, esatto. あの事故の当事者はもうすべていないと理事長は私をかばってはくれたの。私の父さん。
Vuole chiedere informazioni, quindi. Eccolo qua il nostro pacco. Dai, scarpe di sicurezza e carry istantaneo. Quanto ci darà? Secondo me 10. 50. Vabbè, meglio di niente. 50 HP. Porca miseria. So già a chi darle allora. E andiamo dal nostro angelo vestito di blu. Ecco qui le scarpe. Quindi è questo il tanto desiderato scarpe di sicurezza. Sembrano un semplice paio di scarpe. Forse il suo scopo si manifesterà solo in caso di crisi. In questo caso te le restituisco. Di certo saranno molto più utili a te. Ecco la tua ricompensa. Frammenti del crepuscolo, vabbè. Portami l'autografo di una persona misteriosa. Chissà dove lo troviamo, eccotelo qui. Ma qui dice grandi affari di Tanaka. Ah, deve essere l'autografo di quella figura importante. Devo dire che la sua calligrafia è molto bella. Deve essere potente, come dicono le voci. Quest'uomo che ciarla secondo una melodia unica. Oh, vedo che con quell'autografo hai acquistato anche un nuovo legame. Un'ottima notizia, davvero. Ecco la tua ricompensa. Lama Nahil. Ok, stasera sembra che non ci sia da studiare, quindi direi andiamo a mangiare un po' di pesce e aumentiamo il nostro sapere. Il pesce fa bene al cervello e tra l'altro non ci serve solo per quello. E oggi iniziano gli esami, ma per davvero. Oggi iniziano gli esami finali del primo quadrimestre, dureranno 5 giorni. D'accordo. Cacate coi. Questa domanda mi sembra familiare. Quale forma di magia si può usare per trovare fonti d'acqua? La rabdomanzia. Ho la sensazione che sia la risposta giusta. Prossima domanda. Questa domanda mi sembra familiare. Per quale motivo si dice strega di Agnesi? Errore di traduzione dall'italiano. Penso che sia la risposta giusta. Con queste musiche ci vuole sempre il meme di John Cena che balla. La domanda mi sembra familiare. Chi progettò il prototipo della katana? Masakado. Il prototipo, dice, non chi potrebbe essere stato. Questa domanda mi sembra familiare. In questa frase c'è un argomento che abbiamo studiato. Quale? L'interiezione. Facile. Junpei intanto è ancora così. Non ci ho fatto caso fino adesso, però non so se sia il periodo o se è sempre stato così anche durante gli altri esami. Ultimo giorno. Pronto? Sono Elizabeth. Dimmi. Ah, ovvio. Guarda, lo sapevo. Lo sapevo che dopo gli esami si sbloccava. Grazie. Ti ringrazio, Elisabetta. Ha detto che si è aperto un nuovo passaggio precedentemente bloccato. Dovrei dare un'occhiata la prossima volta. Sì, e abbiamo anche due carte nuove. Ehi, come va? Grazie al cielo, è l'ultimo giorno degli esami. Come stai? Non chiedermelo. Cavolo, non vedo l'ora di scaricare lo stress. Bisogna lasciarsi un po' andare d'estate, sai? Dai, è l'ultimo giorno e va tutto in automatico oggi. Oggi si concludono gli esami. Le domande sono facilissime. La penna non smette di scrivere. Solo per chi è bravo, ovviamente. Oh, finalmente ha riacquistato un po' il sorriso. Ma la vera domanda è come sono andati. Beh, devo comprare un costume. Tu? No.
今日は部活ないし。お、いいっすね。どこ寄ってく？ Beh, io volevo parlare con Maiko. アドバイスしてやろっか？ Eccolo, ti pareva. いらないっつーの。てか、ちょっと待ってて。部室から荷物取ってくるから。あ、ついでにフーカにも声かけよ。Certo, più siamo, più ci divertiamo. さ、Dimmi. なんつーか、ここんとこ俺、切れたりして。Oh.浮いてたっつうか。l'ha messo. Bravo ragazzo. その大人げなかったような。Non c'è di che. Ci ho fatto l'abitudine. Non preoccuparti, dai. そうだな。また元通りやろうな。Questo voglio. Una brava persona. Bravo. Bravo che l'hai messo e ti sei pure scusato.この開放感、なーにすっかな。Ti compri un costume。まったく騒がしいやつだ。だ。純平くん、切り替え上手だよね。だ。まあな。てか。Che tra l'altro。真田さん一緒なの珍しいっすね。Faccio un appunto stupido a questo giro。Siamo al 18 di luglio e siamo nel pomeriggio。Quindi fine scuola, to massimo alle, dalle 2 alle 4. Dalle 2 alle 4 non c'è già il tramonto, c'è un sole che ti ammazza. Ancora? Ah, di un nuovo candidato, fantastico. Fantastico, dai. Forse. È lei. Ciao, ciao.Madonna mia, no! Che peso al culo! Dai, è stata carina, però. Dai, è stata brava. Ecco qua. Una ragazza di meno.Ma meno male. Ha avuto un change of heart. Ehi, non ti sei sciolto al sole? Già lo conosciamo. Ciao, Amada. È il nuovo membro. Oh, Dio mio. E lo dice con un sorriso incredibile. Ma, so iu koto nanda. Ima touen kara no gakki no hoshou dake de kayotteru. Demo, dakara tte hitori bocchi de shotou karyou ni itan ja sabishii daro?そこで彼を夏の間だけ君らの寮へ転居させることにしたんだ。転居って、いいんですか？ Beh, siete degli adolescenti, potete badare a lui, no? 招くからには彼にも見込みがあるという。Ecco, ti pareva. それじゃ、俺が聞いた新たな戦力というのは。Mi aspettavo però una reazione diversa, sai? まあね。でも、ご覧の通り彼は初等科だし、あくまで可能性の話だけど。真田明彦先輩ですよね。ああ噂初等部にも届いてます。ボクシング負けなしだって。C'è un grande。よろしくお願いします。まあよろしくな。Però lui non sembra convinto per niente. Oh, speravo di avere almeno il pomeriggio libero. Stai uscendo? Ah!Ciao ciao Esami, vacanze arrivo! Yakushima, arriviamo! Non vedo l'ora che sia lunedì! Ah, già partiamo? Forse dovrei passare al centro commerciale Paoloni a prendere qualcosa per il viaggio! Oh, a proposito del Paolonia, ecco, prendi! Che cosa? Una spada ne... Aspetta, è vero! Uno dei negozi oggi apre! Che cos'è? È solo una piccola ricompensa. Vi meritate un premio dopo aver studiato tanto per gli esami. Io ho studiato. Avete sentito parlare del negozio di antiquariato del centro commerciale? Si chiama Mayoido.
Hai riaperto proprio... No, ha riaperto. Ah, sti errori di battitura, Dio mio. Ha riaperto proprio oggi, in verità. Se portate la ricompensa al negozio, sono sicuro che vi saranno di grande aiuto. Nande? Come può esserci d'aiuto un negozio di antiquariato? Mi sfugge qualcosa. Non so spiegarmi bene. Sarà meglio che a farlo sia la proprietaria. Bene, potete occuparvene da soli. Andiamo allora. Il negozio di antiquariato al centro commerciale. Ci vado subito. Ah, che bello. Eccoci qua. Negozio di antiquariato. Non so come sapranno aiutarmi. Non mi resta che scoprirlo, ovvio. Benvenuto. Oh, sei le superiori. E qui a far compere? Beh, guarda pure con comodo. Questa signora sembra la proprietaria del negozio. Dovrei mostrarle la spada nera che Ikutsuki mi ha dato. E quella cos'è? Fammi vedere. Oh, capisco. Quindi sei uno di quelli di cui parla Kurosawa. Questo è un semplice negozio di antiquariato, ma penso di potervi comunque dare una mano. Certo, finché ho la spada nera nel mio inventario. Scusa, in che senso? Questo è un modello base per la creazione di armi. Ah, forse come Persona 5, solo che qua devi andare al negozio di antiquariato. Tu hai il modello base dell'armatura e il modello base delle armi, quindi in questo caso la spada nera. Se fai una fusione con altri materiali puoi creare equipaggiamenti speciali. Posso aiutarti nel processo di creazione, ma i materiali dovrai procurarteli da solo. Questi materiali di base possono essere trovati in posti poco accoglienti, diciamo. Oh, scusa, mi sono andato avanti, vabbè. Se trovi gemme o simili, sarei felice di darti in cambio alcune delle mie merci. Bene, dai pure un'occhiata. Antiquariato Maioido. Ora puoi andare all'antiquariato per le fusioni di oggetti o per scambiare gli oggetti. Nelle fusioni di oggetti si consumano le armi e la manciata di materiale per creare prezzi di equipaggiamento unici. Nello scambio di oggetti il titolare si approprierà delle tue gemme in possesso in cambio di altri oggetti. I materiali usati per le fusioni di oggetti si trovano spesso nel Tartaro, ovviamente. Quindi scambia, scambia carta. Ah, l'incenso. Eppure, grazia di vi. Madonna mia, donna, sposami. Signore delle armi. Signore della ma tu sei impazzita. E Megidolan. Mi viene un dubbio, devo controllare però. Eppure le medici. La polvere dell'anima is good, in realtà. Madonna mia, ma tu sei impazzita, donna. Io ti sposo domani. Allora, spada nera, lama nihil, tessuto e minerale. Ok, abbiamo tutto tranne il minerale. Con i vari tipi di cose facciamo determinate altre. Quindi il minerale fa gli equipaggiamenti. Il tessuto fa le armature. La lama nihil fa le armi in generale per tutti. E la spada nera solo per noi. Tutte le statistiche più uno. Buongiorno, malachite tra l'altro è... la roba penso più basica che abbiamo. Dobbiamo pensare a chi dare invece la lama nihil. Le armature aspettiamo. L'arma invece direi di fare per noi questa. Mentre con questa facciamo qualcosa per qualcun altro. Ok, quindi le più indietro sono una e due. L'arco sicuramente prima o poi ne troviamo un altro, quindi vai con questo. No, più che altro davvero le carte, cacchio. Se anche ne otteniamo una, la continuo a replicare all'infinito. Cioè, uno, uno e uno. Io ho un dubbio. Se il tizio che ci vende gli equipaggiamenti costosi ci vende anche le pietre, abbiamo svoltato. Me ne basta uno di tutto. Sì, però vende solo... roba merdosa ora, maledizione. Oh, c'è Tanaka. Scusami, non ti avevo visto. Ero talmente preso da fare cose utili che ti ho ignorato, Tanaka, scusami. Ho appena realizzato una cosa guardando la mappa. Tutti quanti i negozi che sono interagibili ovviamente c'hanno l'icona. Quello del DVD no. Cioè, ci ho appena fatto caso adesso. Mi chiedevo, ma chissà quando è che potremmo entrare? Mai. Sarebbe stato carino per farlo interagire come Persona 5 che ti guardi un film che ti aumenta una statistica. Oppure per farti comprare le varie musiche del gioco e metterle quando le volevi. Però, guarda, è il meno dei problemi. Tanaka. Oh, ma guarda, è proprio Star. Sei il pieno dell'adolescenza, giusto? Allora, quel che ho da dirti dovrebbe essere molto interessante. Naturalmente è gratis. Passiamo il tempo con lui. Ho attirato la tua attenzione, vero? Bene, allora ascolta attentamente. Boh, vediamo. È vero? Ma
Sì, sì, certo. Siamo visti tre volte, Tanaka. Guarda, preferirei di no, cioè non mettermi nelle tue pubblicità. Che ovviamente non funziona. Stronzata. È tanto uno di quegli articoli anni 80 degli occhiali che te li mettevi e vedevi sotto i vestiti, porca troia. Ma va, davvero? Ha ragione, però, Dio mio. Meno male che è estate. Madonna mia. Sembra che il presidente Tanaka si fidi di me. Wow. Se questa è fiducia, Dio mio, voglio dire. Chissà come sarebbe se ti volesse sfruttare, allora, fra. Dai. Sì, sì, guarda. Ripetilo ancora una volta, Le tette di Mitsuru, allora. Si è fatto tardi e sono tornato al dormitorio. Mamma mia. I confident di questo gioco sono... molto troppo particolari. E da oggi in poi è tutto festa.